oggi nuovo video in cui ci prepariamo insieme. Mi metto il cerchietto anche se sarò orribile, quindi per favore non ricordatemi che sono così brutta. Photo Finish Foundation Primer di Smashbox, al solito, penso, non so qual è stato l'ultimo video in cui non l'ho usato. E sul contorno occhi invece metto sempre il primer di Smashbox che si chiama Photo Finish Hydrating, che in realtà non idrata, però ha tipo delle particelle riflettenti e mi piace, soprattutto mi piace preparare il contorno occhi al correttore, ed è per questo che io penso che proverò tra poco, quando avrò i soldi, per adesso sono in un periodo critico della mia vita, e proverò il primer di Becca, perché ne ho sentito parlare tanto bene e sembra che tipo con quel primer tutti i correttori poi siano incredibili, quindi lo farò. Ho messo Demetra di Mulac, che io ho in questa confezione super poraccia, perché quel giorno l'ho comprato a Bologna, e mi sono intirchita e non volevo spendere 2 euro in più, e quindi sono costretta a tenerlo così perché non riesco a dargli una collocazione, però mi piace tanto. E adesso sopra metto il close up di Nabla nella colorazione cream beige, perché ancora sta abbronzatura non se ne vuole andare. Io credo di esserci rimasta, perché mi guardavo allo specchio e dicevo: ma cosa c'è di strano? Io prima del correttore metto sempre il fondotinta. E quindi, siccome ancora sono troppo scura, ma non ho nessuna intenzione di comprare un fondotinta per la mia attuale tonalità di pelle, faccio un mix tra l'HD Liquid Coverage di Catrice e il Total Control di NYX. Il Total Control è nel colore 13, è tipo scurissimo, quindi ne metto un goccio, mentre quello di Catrice è nel colore 30, 0,30. Se mi seguite su Instagram già lo sapete, se non lo fate, molto male, perché su Instagram parliamo un sacco. E sto portando avanti un progetto che si chiama Puntina Non Ti Spremo, e sono al 7° giorno di Puntina Non Ti Spremo. In cosa consiste questo progetto? Semplicemente nel non spremere puntine. E le puntine, per chi non lo sapesse, sono i brufoli, noi in palermitano li chiamiamo così, tanto che a volte ci confondiamo al punto da credere che puntina sia un termine italiano. In linea generale, tutte le volte che la dermatologa ci ha detto non ti toccare la faccia perché sennò poi ti riempi di puntine ancora di più, non lo faceva per capriccio, perché le dava fastidio che noi potessimo farlo e lei no, di spremere le puntine, ma semplicemente perché in questo modo non si irrita la pelle e quindi non se ne creano altre. E allora io, boh, insomma, sono in un periodo particolare della mia vita in cui sto dando tanta attenzione alla skin care, perché sto iniziando a vedermi le rughe e io non so come reagire a questa cosa, visto che sono ancora un po' piccola. E quindi ho deciso di portare avanti questo progetto. E per ogni giorno in cui non mi spremo le puntine, metto da parte un paio d'euro. Tutto questo sino al 17 ottobre. Il 17 ottobre esco e mi faccio un regalo. E quindi vorrei invitarvi a prendere parte di questo progetto e scrivermi ogni giorno come vi state trovando. Ci sono un sacco di voi che mi mandano foto delle loro facce devastate, tipo con una puntina gigantesca, dicendomi: Glo, ok, adesso non la posso spremere, ma come faccio ad uscire? Ed è molto divertente, perché a me ieri è successa la stessa cosa con questa puntina, che a tal proposito proverò a coprire con un po' di close up di Nabla. A questo punto, sempre con la cipria della close up di Nabla, faccio un leggero baking e poi me la spalmo in tutto il viso. Comunque volevo dirvi una cosa: in questo periodo mi è successa una cosa strana, perché alcune di voi mi hanno mandato un messaggio dicendomi: Gloria, hai una luce diversa, sembri più felice, non è che per caso hai trovato l'amore? No, anzi, ho proprio capito che io non voglio l'amore, cioè non lo so, non so neanche come dirvi, mi sembra una cosa stupidissima, però in questo periodo ho capito tantissime cose, ho capito che non ha senso perdere tempo con gente che ci ferma, non mi è successo niente, semplicemente sono stata un po' a riflettere un po' di più. Nel frattempo metto il primer di Smashbox, il Photo Finish, anche un po' sulle sopracciglia, quello 24 hour primer. Niente, quindi vi dicevo, ho capito tante cose, ho capito che non ha senso circondarsi di gente che in qualche modo non ci crea, non ci stimola, non ci dà motivazione e fa sì che noi restiamo fermi, perché la cosa bella secondo me della vita è poter sempre riscoprirsi, mettersi sempre in gioco, ma soprattutto confrontarsi con qualcuno che è nostro simile. E quindi questo non vuol dire che tipo io in questo momento sono convinta di aver perso tempo con delle persone perché sono inferiori a me, no, ma perché non sono... Non è che non sono simili a noi e quindi tipo sono avversa alle diversità, no, perché la persona che ci può stimolare deve per forza essere diversa, però in qualche modo deve essere simile, altrimenti
non so neanche come esprimervi bene il concetto, però ho capito che non voglio perdere tempo. E questa cosa mi rende felice perché ho capito delle cose. Piccola pausa prima di passare al trucco degli occhi. Voglio presentarvi una nuova uscita in casa Nabla. Nella collezione sono presenti questa palette che è magnetica ed è carina perché è rosa, lucida, con queste piume oro rosa molto molto fighe. E poi 12 ombretti, tutti matte, che stanno molto d'inverno. Questi ombretti sono setosissimi, strascriventi, cioè proprio con una passata scrivono un macello. E sono burrosi, si sfumano bene, però si fissano allo stesso tempo sugli occhi. Ora, io li ho provati soltanto poche volte e oggi riprodurrò il trucco che ho fatto la prima volta che ho avuto sotto mano questa palette. Il colore che mi ha attratta in assoluto si chiama Leon. Ah, guarda, non ci posso credere, proprio il figlio di Chiara Ferragni, che è veramente un colore bellissimo. Aspettate che ve lo swatch. Un malva un po' scuro. Praticamente il trucco di oggi sarà fatto interamente con lui. E adesso che mi sono sporcata tutta possiamo cominciare. Magari mi pulisco, anche perché sennò poi me lo scordo e vado in questo posto in cui devo andare tutta sporca di ombretto, come mi succede sempre. Mi succede sempre che io rimango qua tutta sporca. Mannaggia a me. Una cosa che ho notato di questi ombretti è che sono tutti molto burrosi, ma ce ne sono alcuni che lo sono estremamente di più e altri invece in cui la polvere è poco meno sottile, tipo questo Leon ha la polvere un po' meno sottile rispetto al grigio, per esempio. Ma effettivamente non so parlarvi di cosa, cioè qual è l'effetto diverso che danno negli occhi, perché il grigio non l'ho mai provato ancora, perché sono una burlona. Prima di passare al trucco occhi passo un po' di Gimme Brow di Benefit e praticamente concludo così le mie sopracciglia oggi, perché mi è finita la matita di Nabla e che mi piace tantissimo, è quella automatica che io utilizzavo nel colore Neptune. Ora non so se effettivamente, avendo schiarito molto i capelli, dovrei cambiare il colore. Comunque sono in attesa di comprarla, perché quella mi era stata inviata da loro e mi è piaciuta tantissimo. In questo momento della mia vita non sto utilizzando praticamente mai le pomate. Sembra tipo la pomata, no, le pomate per sopracciglia, le creme, no? Perché ho le sopracciglia abbastanza folte e ogni volta che me le disegno un po' di più mi arrivano almeno 10 messaggi in cui c'è scritto: Gloria, forse dovresti provare a non disegnare così tanto le sopracciglia. Però magari in realtà ho solo riempito qualche buchetto, perché ce le ho belle cariche. Quindi per adesso le creme no, a meno che io non decida di sistemarmi le sopracciglia e farle più sottili, ma non credo di voler più fare una cosa del genere. Ok, a questo punto prendo Coconut Milk della collezione matte di Nabla e lo metto sotto il sopracciglio, un po' ovunque, per facilitarmi nella sfumatura degli altri ombretti. In realtà è un passaggio che non faccio quasi mai, però una volta che ho un colore chiarino, che comunque come vedete non è di quei colori tipo biancastri che poi ti fanno un effetto tascissimo. Rifarò esattamente tutti i passaggi che ho fatto l'altro giorno quando mi approcciavo alla palette, e quindi tutte le cose sbagliate le faccio, perché tipo adesso metto questo ombretto che si chiama Kids, che è un colore tipo carne, pescato, chiarissimo, che io l'altro giorno avevo messo nella piega, poi però il trucco era andato totalmente verso un'altra direzione, ma insomma. Ma parliamo di cose un po' più interessanti che a noi ci piacciono. Quando ho saputo che ci sarebbe stata l'edizione VIP di Temptation Island, ho storto un po' il naso per una serie di ragioni. La prima è che Simona Ventura non mi ha mai fatto una grande simpatia. Non lo so, sarà che comunque lei conduce cose di calcio, quindi per me fare calcio. Sarà che non mi piace come showgirl, una serie di cose. Per cui per me Temptation Island è Filippo, però in realtà anche Filippo è abbastanza scarso, quindi forse dovrei condurlo io, non lo so. Ciao Mediaset! A questo punto prendo Leon, che decisamente si pronuncerà tipo Lion o Leon, ma io, sapete, devo storpiare per forza tutti i nomi perché altrimenti non sono io, quindi così. E inizio ad intensificare la piega con questo. Considerate che il passaggio di prima penso che sia del tutto inutile. Comunque, un altro motivo per cui non volevo vedere Temptation Island VIP è perché Temptation Island per me, cioè a me sa tanto d'estate, mi ricorda l'inizio dell'estate, il periodo un po' di crisi perché ci sono gli esami, ma nel frattempo c'è Temptation Island che finisce a luna, quindi domani mi sveglierò tardi, così. E poi l'altra ragione, che fondamentalmente è una delle
più consistenti, è che per me Temptation Island, avendo cominciato questo percorso che si chiama Se Vera Ma Giusta, se ancora non lo conoscete, è comunque in qualche modo un lavoro, nel senso che quando io guardo la puntata io ho lì un quaderno, mi appunto tutte cose, mi segno anche le frasi quando fanno troppo ridere, prendo tanti appunti, è come seguire una lezione all'università, quindi non ci sono pause, se tu mi fermi un secondo io voglio ucciderti, affogarti, non lo vedo con nessuno, perché poi sto qua e chiacchieriamo insieme e commentiamo la puntata. E chiaramente quindi i video, se vera ma giusta, non sono io mi metto davanti alla telecamera e inizio a blaterare, seguono comunque un filo logico, sono fatti dagli appunti che prendo fondamentalmente. E quindi quest'inverno avevo deciso di non seguire Temptation Island e di non fare nessuna puntata di Se Vera Ma Giusta, perché mi seccava. Anche se a me diverte tantissimo, perché mi piace il confronto, si crea un clima divertente, però non lo so, non lo volevo fare, anche se comunque scelta stupidina, perché i video su Temptation Island, i video su questi programmi televisivi molto trash, alla fine sono quelli più visualizzati, hanno una loro fascia di pubblico, cioè comunque è una mossa intelligente farli, per questo che li fanno tutti. E quindi l'altro giorno c'è stata la prima puntata e io in realtà praticamente non ho fatto neanche lo sforzo di dire ah che scemina, potevo fare il video, no, sono uscita, non me lo ricordavo che c'era la prima puntata. È un po' come il Grande Fratello, voi lo sapete, io il Grande Fratello non lo seguo, non riesco a seguirlo, mi dà fastidio, poi magari ha un livello di trash che mi farebbe troppo ridere, però non lo sopporto, perché di base i programmi di Mediaset finiscono troppo tardi perché ci sono troppe pubblicità e niente, e vabbè, insomma, comunque quindi questo niente. Però poi quando sono uscita ero con Naomi e Naomi mi ha detto oh, mi stavo vedendo Temptation Island, c'è Valeria Marini, c'è Stefano Bettarini, e Bettarini è l'ex dell'avventura, c'è Niloufar con Giordano e c'è quello che corteggiava Niloufar, è di un trash incredibile. Ho detto no, vabbè, non ci posso credere, ma lo devo vedere immediatamente, cioè io mi sto perdendo tutto questo. E poi con un altro pennello prendo un colore e sto per fare una gaffa incredibile perché non so come si dica, Artemisia o Artemisia. Che brutta figura, scusatemi Nabla, scusami Daniele. E questo è perfettamente in gradazione con quello che abbiamo usato prima. È forse con una punta un po' più di lilla, però è sempre un colore un po' spento, ma veramente bello. Questi ombretti non spolverano, creano una polvere così tanto sottile che manco si toglie dalla cialda e scrivono veramente un casino. Cioè, penso che siano gli ombretti più scriventi in assoluto che io possieda, tanto che c'è il nero che utilizzeremo alla fine che mi ha dato non pochi problemi la prima volta che l'ho usato. E quindi metto questo Artemisia su tutta la palpebra mobile, arrivando praticamente fino all'angolo interno. A questo punto riprendo un altro po' del colore che avevo utilizzato prima, Leone Ferragni, e lo metto nell'angolo esterno e continuo ad intensificare. Sfumo tutto il tempo. E niente, vi stavo dicendo cosa è successo, che ieri, cioè il giorno seguente alla prima puntata di Temptation Island, ho ricevuto tantissimi messaggi vostri in cui mi dicevate aspetto un tuo Se Vera Ma Giusta, e io ho detto oh no. Alcuni mi dicevano Temptation Island senza Se Vera Ma Giusta non ha senso di esistere. A me tipo quando mi dite queste cose, a parte che mi fate salire l'autostima a livelli impossibili, io praticamente inizio a camminare nel vuoto, ma poi niente, mi si riempie il cuore da morire. Quindi ho detto vabbè, senti, io faccio una prova, provo a vedermi Temptation Island VIP. E così l'ho fatto, e per deformazione professionale io ho preso appunti e quindi adesso voglio parlarvi un pochino di questa edizione di Temptation Island. Allora, mi fa impazzire come sia totalmente incentrata su Valeria Marini. Cioè, quando sono arrivate le coppie, Simona Ventura ha detto siete tutti, manca però Valeria, e Valeria si vede nella barca che esce dal bagno e dice oh, ma dove sono tutti? Vabbè, allora mi mangio questo frutto della passione. Sembrava, ragazzi, un film porno. Cioè, io detto, no, ci posso credere, che cosa sta succedendo? Niente, è esilarante. Proprio una scenetta che non potevano farla peggio, secondo me. Questo fidanzato di Valeria Marini, totalmente succube, cagnolino, di cui lei non è minimamente innamorata, ma in realtà io credo che lei non sia...
Oddio, è fortissimo quello che sto per dire, però non credo che lei abbia bisogno di un uomo di cui essere innamorata. Io penso che lei abbia bisogno di qualcuno che la veneri e poi ovviamente a un certo punto si rompe le palle e ne cerca un altro, perché lei è troppo prima donna. E anche con questo Ivan spagnolo, e quindi c'è Valeria che parla in spagnolo e mi fa pisciare, perché in realtà a lei piace troppo poter parlare in spagnolo, per questo ha deciso di essere tentata da lui. Di questo qua, a lei in questo momento piacciono da morire le attenzioni e non lo so che cosa, perché quando poi lui parla di se stesso lei palesemente si annoia. Però io non conosco Valeria Marini come personaggio, non l'ho mai seguita e quindi non saprei neanche prevedere il suo comportamento. Non so se poi alla fine usciranno insieme o meno. Io ho come l'impressione che non esca insieme a Patrick, ma possa fare qualche cagata all'interno del programma, perché lei è troppo sognatrice. Mi ha fatto troppo morire perché al falò non ha visto niente del suo fidanzato, che invece è un bravo ragazzo, un po' morto nell'uovo. Mi ricordava tantissimo Ruben. E lei stava lì a dire che a lei dispiaceva non aver visto nulla del suo fidanzato, perché lei ha bisogno di una scossa, una cosa che la travolga, perché lei è come un fuoco, perché Patrick invece col suo carattere le butta la sabbia di sopra e quindi lei si spegne, una cosa terribile. A questo punto riprendo Leon e lo metto sotto le ciglia inferiori dell'occhio. Più che un commento della puntata, oggi facciamo un first impression, dai. Ci sono Ursula e Sossio, e io questo nome, proprio Sossio, cioè a parte mi viene difficile da pronunciare, ma poi credo che non me lo ricorderò mai nella vita. Infatti l'ho sempre scritto tra i miei punti come Sassio. E poi Ursula, mi fa troppo ridere. Ursula e Sossio, ma che vuol dire? Questi due stanno insieme perché si sono conosciuti a Uomini e Donne, mi pare. Ma come tutti quelli che si conoscono a Uomini e Donne over, la relazione è troppo fragile. Ma non capisco perché, perché io in realtà non guardo quel programma, quindi non so neanche come si svolga. Cioè, però mi sembra diverso dal Trono Classico, perché mi sa che loro possono anche sentirsi fuori. Questi due sono già entrati sull'isola litigati, quindi lui si è sentito nelle condizioni di insegnare latini americani a tutti, ma perché lui è istruttore di latini americani e lui è l'unico che si è approcciato, a parte Valeria Marini con quell'altro, è l'unico che si è approcciato maggiormente con una single che si chiama Sara, ma che non mi dice niente. Ma parliamo un secondo dei tentatori. Tra i tentatori ci sono Nicolò Ragnolo, Andrea Cerioli si chiama, beh, quello lì, e poi quello lì di Uomini e Donne che voleva Niloufar, e poi c'è Lenticchio. Allora, Lenticchio che palesemente viene chiamato Lenticchio pure da Simone Ventura, e secondo me lui vorrebbe sprofondare e, non so, farsi una fossa a terra abbastanza grande, visto che è enorme. Cioè, è basso in confronto a tutti gli altri, ma io credo che lui sia alto 1,80 m, sono tutti gli altri che sono esageratamente alti, ed è gigantesco. E poi si è fatto un tatuaggio che sembra Fedez adesso. Ragnolo e quell'Andrea non se l'è cagati nessuno, e questa è stata una cosa scandalosa, perché che brutto, cioè nel senso, voi avete già un sacco di follower e quelle non vi cagano. Come vi sentite adesso? Chi è migliore adesso? E a proposito di adesso, prendo Pitch Black, che è un nero con cui devo stare attentissima, perché metto il pennello e già subito, tipo, il pennello è nerissimo, e lo metterò con questo pennello piccolino all'attaccatura delle ciglia. Poi ci sono Alessandra e Andrea, lui è figlio di qualcuno ma non ho ben capito di chi, o più che altro non me ne fregava niente di sapere di chi fosse figlio. E c'è lei che invece è dolcissima, mi ricorda tantissimo Raffaella, proprio mi sembra proprio la stessa relazione. E lei ha detto diverse volte che lui è attratto da questo mondo, cioè dal mondo della televisione, dal mondo palesemente dei follower su Instagram, mentre lei invece è una ragazza piuttosto normale, però l'ha assecondato, ha deciso di fare questa esperienza, ma tipo, cioè, lei è troppo insicura di se stessa all'interno della relazione e soprattutto lo ama infinitamente, è troppo gelosa e lui in questo momento se ne sta lamentando, chissà cosa succederà. Niloufar e Giordano sono una coppia che io non ho mai seguito quando facevano Uomini e Donne, però più o meno so che poi si è scoperto, dopo che lei ha scelto lui, che lei si sentiva con uno all'interno del programma, così, e pare che loro non riescano minimamente a superare questa cosa, tanto che credo che ci siano tutti i presupposti per lasciarsi. Allora, se io fossi in loro, palesemente mi lascerei alla fine di Temptation Island, anche perché Niloufar adesso, probabilmente perché lo conosceva già e probabilmente perché lui è un figlio di sua madre,
e quindi le sta sempre appiccicato, si sta confidando un po' troppo con quello che era il suo corteggiatore uomini e donne, e a Giordano non piacerà la cosa. E a questo punto faccio una cosa che non facevo dal 2008, metto la matita dentro gli occhi sia sotto che sopra. E la matita che ho messo è la Bombay Black di Nabla. Riprendo Coconut Milk e lo metto sotto l'arcata sopraccigliare per sfumare meglio. E poi lo riprendo e lo metto nell'angolo interno. A questo punto metto un attimo in pausa gli occhi e faccio il contouring con Morfeo di Mulac. Poi chi c'è? Temptation Island? C'è Stefano Bettarini, che anche lui era un personaggio che io non conoscevo, perché in realtà, a prescindere dalla sua vita da calciatore, di cui non mi sono mai interessata perché non me frega niente del calcio, ha sempre fatto dei programmi che io non vedo, quindi non lo conoscevo. Mi è sembrato molto simile ad un ragazzo che conosco, super super egocentrico e prima donna, e lui sta con una ragazza della mia età, più giovane di lui di 22 anni, ragazza che in questi primi non so quanti giorni saranno passati, 5 giorni, ha praticamente detto che lei non riesce ad essere se stessa con lui, ma cerca in tutti i modi di essere simile alle donne con cui lui è stato e di essere la persona che a lui può piacere. E questa è una cosa assurda. Lei dice, e anche lui, che lui la tratta come se fosse suo padre. Ovviamente a lei questa cosa non piace, ma lei ha detto una cosa terribile. Ha detto: io ero bionda e lui mi ha fatta fare mora perché i miei genitori mi hanno detto che secondo loro lui mi ha detto di fare così, perché così sono più simile a tutte le altre e non mi guarda nessuno. Come se essere bionda ti rende necessariamente più bella delle altre. E quando lui al falò ha visto questo video in cui lei diceva sta cosa, si girò verso Simone e fa: cioè, tu ti rendi conto del livello, vero? Che giustamente quella è la sua ex moglie con cui lui ha dei figli, e c'è un livello di confidenza, ma anche solo proprio noi ci capiamo, diverso. Il problema è che c'è anche una telecamera. No ragazzi, io questa è la storia che a me piace di più, anche se ho visto che la settimana prossima lei chiederà il confronto. Prendo un blush di una vecchissima, l'edizione limitata di Kiko, che non troverete mai, ma che sta molto bene con l'ombretto. E poi c'è una coppia che mi piaceva tanto, in realtà non è che mi piaceva proprio tanto la coppia, mi piaceva tanto lui, ma solo fisicamente, perché poi in realtà ho capito che era un po', allora, nelle coppie, io credo, o perlomeno questa è la mia visione, c'è sempre una parte che è un po' più sotto dell'altra, c'è sempre una parte che è un po' più innamorata, c'è sempre una parte che è un po' più forte, e in questo caso lui era esageratamente innamorato di lei, e praticamente lei gli aveva chiesto di andare a Temptation Island per fargli capire che in una relazione è necessario avere i propri spazi, mentre loro, nonostante abbiano due matrimoni alle spalle, ma credo che fossero proprio dei ragazzini, dei trentenni, loro hanno la casa insieme, lavorano insieme, tutto insieme, e quindi lei proprio gli chiedeva degli spazi, per lei era questo Temptation Island. In realtà lui, che non ha fatto niente, ma neanche lei ha fatto niente, non si sono mai visti durante la puntata, alla fine della puntata ha chiesto il confronto immediato perché voleva sposarsela. Lei si è incazzata come una iena, a parte che non è arrivata al falò, e allora lui è corso al villaggio delle ragazze per cercare di vederla, ma la produzione l'ha mandato indietro. La produzione a questo punto ha detto questa cosa a Marcella. Marcella è uscita, ma è uscita con un vestito tipo di pizzo bruttissimo e sopra una grandissima felpa, quindi è uscita come posso uscire io a comprarmi le sigarette la sera, e però lei stava lì a cercare di farlo ragionare, a dirgli: non c'è bisogno di uscire adesso, perché tu adesso, chiedendomi di uscire, mi stai dicendo che non stai rispettando la mia decisione. Insomma, lei gli ha fatto un sacco di paranoie e lui si è sentito troppo in colpa, perché lui invece voleva solo chiederle di sposarlo, pensare di aver fatto una cosa bella. Però lei, quando gli faceva questo discorso, cioè gli diceva: dammi tempo, dammi tempo, dammi tempo, non aveva capito che una volta che esci dal villaggio non puoi più rientrare. Quindi alla fine Simone Ventura gli ha dovuto fare la domanda: decidete di tornare via insieme o separati? E quella disse: insieme, ma stanotte dormiamo separati perché sono incazzata come una iena. Mi ha fatto troppa tenerezza e mi dispiace, perché
Mi piace, loro erano una coppia carina. Il mascara che avevo l'altro giorno e che sto mettendo anche adesso è il Bad Girl di Benefit, che io ho in una mini taglia. Non so se ve ne ho mai parlato, ma a me all'inizio questo mascara non piaceva, quindi l'altro giorno ho deciso di riesumarlo per vedere se magari è uno di quei mascara che quando si secca un po' mi piace di più. E sì, in effetti sì, mi allunga tanto le ciglia, cioè me le allunga di più rispetto ad altri mascara, però devo stare attenta a metterlo, se no me le appiccica tutte, quindi non posso fare zig zag, devo soltanto pettinare le ciglia. E insomma, non è di certo il mio mascara preferito. Il rossetto che sto mettendo è, credo si chiami Marsala di Equilibra. Io ho provato soltanto questo rossetto di questa linea e è molto carino perché è confortevole, però dura, non si sente sulle labbra. Molto carino, anche il colore mi piace tantissimo, soltanto che non mi piace come mi sta quell'abbronzatura. Adesso me lo metto perché sembra una geisha. L'altro giorno infatti l'avevo smorzato un po' con Miss Grace di Mulac, oggi invece voglio mettere il lucidalabbra di Fenty Beauty, però non quello nuovo trasparente, quello vecchio. Illuminante Venus Sand di Nabla, per adesso praticamente è sempre questo. Posso dirvi che non mi piace questo rossetto così, rimetto Marsala e sopra Miss Grace. Così mi piace decisamente di più, sì. E niente ragazzi, questo video finisce qua. Tutti i discorsi che vi ho fatto erano per dirvi che ci vediamo mercoledì con un nuovo Se Vera Ma Giusta. Io spero che questo video vi sia piaciuto, se vi è piaciuto lasciate un pollice in su, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti, vi mando tantissimi baci e noi ci vediamo presto. Exo, la retro!